Secoli e secoli di convivenza uomo-lupo hanno lasciato molte tracce nel patrimonio storico delle comunità. Da sempre, quando si parla di questo animale, fatti reali e credenze si fondono e alcuni miti sopravvivono nell'immaginario popolare, condizionandone la percezione. In Italia il lupo viene cacciato ovunque, tant'è che agli inizi degli anni 70 la popolazione arriva sull'orlo dell'estinzione, riducendosi a poche centinaia di individui distribuiti sull'Appennino centro-meridionale. Il lupo qui fin dall'antichità c'è sempre stato, ad esempio in alcuni fogli di regola del Cadore leggiamo che già nel 1500 insomma sono cacciati parecchi esemplari e ci sono anche delle vere e proprie taglie con premi in denaro proprio per l'uccisione del lupo maschio, una lira, due per la lupa femmina. Nel tardo Medioevo, quando la popolazione europea inizia ad aumentare, infatti, lui diventa il grande competitore per l'uomo, perché gli spazi vengono rapidamente, diciamo così, rioccupati, perché durante il Medioevo quasi tutta l'Europa era ricoperta dalle foreste, anche questi luoghi, di conseguenza di lupi se ne sente parlare di più. Un lupo che c'è sempre stato, un lupo che ha assunto anche a volte una forma, una fisionomia quasi più simile a qualcosa di demoniaco. Infatti il lupo è l'unico animale vero che compare anche nei bestiari, proprio perché assume una caratterizzazione estremamente negativa. Questo avviene soprattutto però dal cristianesimo in poi, perché nell'antichità, nell'antica Roma, ma anche non solo, il lupo ha questo suo valore anche positivo di forza, di aggressività, ma non è assolutamente un animale collegato al maligno. Di conseguenza i contadini di queste zone, in periodi soprattutto nei quali l'alimentazione era molto scarsa e quindi anche l'approvvigionamento di quelle che erano le risorse nei boschi, parliamo della caccia, dell'uccellagione, ma anche del fatto che ci si spingesse in alta quota per portare al pascolo pecore e capre, porta sicuramente ad un maggior incontro con questi animali. Nella prima metà dell'Ottocento la popolazione dei lupi nel Bellunese era già stata decimata. Tracce di questa convivenza tra uomo e lupo le possiamo ritrovare proprio nella toponomastica di questi luoghi. Molto spesso ritroviamo il termine lovo, lovat, anche nei cognomi, lovat, lovatel, e le lovere erano proprio le trappole che si mettevano per i lupi, le buche che venivano scavate nel terreno, che anche qui in questi luoghi erano proprio fatte a protezione di alcuni luoghi particolari. Tracce ce ne abbiamo anche in alcuni documenti che spesso però ci raccontano di eventi tragici legati ai lupi. Molto spesso erano lupi idrofobi, ovvero avevano contratto la rabbia, che era una malattia estremamente diffusa anche allora. Non è un caso che infatti in alcune descrizioni vengano proprio rappresentati con la bava alla bocca, con questo sguardo demoniaco, e quindi sicuramente molte di queste uccisioni potevano essere ricondotte ad esemplari che magari avevano questa malattia. Molti degli attacchi registrati in passato ad opera di lupi nei confronti di umani erano quasi certamente legati al fatto che fossero lupi affetti da rabbia. Oggi la rabbia non c'è nel nostro territorio e quindi questo problema non sussiste. In altre zone del mondo in cui la rabbia è presente, la stragrande maggioranza delle morti legate a morsi di male rabido è legato ai cani. Ci sono 27.000 decessi all'anno nel mondo dovuti a cani affetti da rabbia e solo 0,7 dovuti a lupi affetti da rabbia.
dal 2002 fino al 2020 in tutta Europa non c'è stato nessun caso di uccisione di uomini da parte di lupi, e nello stesso periodo ci sono stati solamente due casi in Nord America, uno in Alaska e uno in Canada, in zone estremamente remote dove c'erano piccolissimi insediamenti, in zone appunto molto lontane dal più vicino centro abitato. Nello stesso periodo negli Stati Uniti si registrano mediamente 10 morti all'anno causati da cani domestici. In Italia, in soli 25 anni, ci sono stati 29 morti da cane domestico. Casi di attacchi al lupo si hanno in zone, ad esempio, come alcune regioni asiatiche, in cui abbiamo una bassa densità di animali selvatici che possono costituire la preda del lupo. Quindi il lupo tendenzialmente lì preda molto bestiame domestico perché non ha alternative. Poi ci sono condizioni socio-economiche in cui la popolazione vive appunto in condizioni di estrema povertà e magari in ricoveri temporanei e quindi molto a contatto potenziale con il lupo, e quindi in quei casi lì è chiaro che potenzialmente possono esserci occasioni di attacco o di scontro, anche perché spesso magari l'allevatore cerca di difendere autonomamente, diciamo, il proprio bestiame. Quindi il lupo è un animale selvatico, quindi va tenuto a dovuta distanza, ma appunto il pericolo che deriva da questo animale va contestualizzato e statisticamente è assolutamente molto molto ridotto. Il lupo oggi è ritornato a rioccupare quelli che erano dei luoghi che lui già precedentemente occupava. Negli anni 50 del Novecento tantissime zone montane hanno vissuto questo spopolamento, di conseguenza il lupo ritorna quando l'uomo lascia. Gli uomini di oggi non hanno imparato dai loro avi quella che era una sorta di educazione alla convivenza con questo grande predatore. Problemi sicuramente che si riscontrano anche oggi possono essere dati proprio da questa ancora poco conoscenza del mondo di questo animale.